hanno contraddizione sostanziale della rivoluzione, disordine per l'ordine, ma incessantemente, per cui mai stabilità. Allora l'idea della rivoluzione, assalto al cielo, nuovo inizio, è vera soggettivamente, chi fa la rivoluzione vuole questo, ma guardata da uno sguardo anche un po' distaccato e postumo, come è il mio, la rivoluzione non è per niente un nuovo inizio. La rivoluzione è la ripetizione di una coazione. Allora, paradossalmente, il suo significato originario del ritorno è vero. Nessun rivoluzionario l'ammetterebbe mai di essere un coatto. Un rivoluzionario dice, la mia è azione. No, la tua è azione, certamente, ma quella tua azione è dentro a una coazione epocale. Non ce la fa. Non ce la fai. Tant'è vero che quando qualcuno... Chi è che se ne accorge? Se ne accorge tutto il pensiero negativo, a partire da Nietzsche. Prendiamo uno dei più intelligenti di questa sfera, Walter Benjamin, il quale quando pensa alla rivoluzione, pensa alla rivoluzione contro la rivoluzione. Cioè, la rivoluzione non può essere l'avvicendarsi dentro l'epoca moderna di questo o di quello, come di questo o di quel soggetto politico-sociale. Diversi come soggetti, è chiaro, sono diversi. Però si avvicendano a fare tutti la stessa cosa, cioè a fare violenza per produrre ordine. E non ci riescono. E non... Certo, ciascuno pensa che l'altro sia un delinquente, certo, meritevole di distruzione, certo, sono nemici fra di loro, ma stanno facendo tutti la stessa cosa. L'eterno ritorno... ma non dell'identico in senso nicciano, l'eterno ritorno di una coazione epocale. Da questo punto di vista l'unica rivoluzione vera non è far la rivoluzione, ma è imitare l'ingresso del Messia nel mondo, cioè non fare quello che hanno fatto tutte le rivoluzioni finora, accelerare le dinamiche moderne, no, nessuna accelerazione, ma spezzarle. Allora lì c'è questa metafora, no, di sparare contro gli orologi, distruggere il tempo, uscire dal tempo, fare esplodere il tempo, non fare le rivoluzioni in nome dell'avvenire, in nome del progresso, in nome di quel che volete voi, no, fare la rivoluzione per uscire da tutte le coazioni che ci fanno fare le rivoluzioni. Naturalmente è insensato politicamente quello che ho detto, ma sotto il profilo intellettuale è una grande idea, cioè vuol dire la rivoluzione non porta alcuna libertà, la rivoluzione non porta alcuna emancipazione, l'abbiamo creduto, è un... Siamo dei criceti dentro la gabbia che ruotiamo. Ecco, per cui abbiamo detto, mai, non è vero, la rivoluzione non è il ritorno dell'antico, è il mondo nuovo che noi ci costruiamo, e poi se andiamo un po' avanti ci accorgiamo che la rivoluzione è il modo di riprodursi del presente. Accelerato, migliorato, purificato, ripulito, razionalizzato. La Francia entra nella rivoluzione francese con un ancien régime barcollante, ne esce con Napoleone e la restaurazione, con un sistema amministrativo che è una meraviglia, col code Napoleon, con lo Stato che è un orologio. Come ha fatto? Ha fatto fuori i corpi intermedi, quelli che avevano un codice loro, per cui andavano giudicati con codici speciali, no? Il clero e la nobiltà. Ha fatto fuori
la complessità ormai morta dell'Ancien Régime. Ha pensato alla nazione come un insieme di individui, legge Le Chapelier, via i corpi intermedi, via. Il cittadino nudo davanti alla legge. Da ogni rivoluzione il mondo rivoluzionato esce più forte, più razionale, più moderno. Lenin, che cos'è la rivoluzione bolscevica? O bella, sono i soviet più la elettrificazione. No, visto che quel somaro dello zar non è stato capace di costruire uno stato moderno, beh, lo facciamo noi. Lo facciamo più moderno e più giusto. Ma è certo, l'URSS era ben più salda e robusta della povera Russia zarista. Certo, la grande rivoluzione ha portato la modernità nella sua forma più evoluta. Poi la modernità è un gioco, bisogna saperlo giocare, se non lo sai giocare vai in rovina naturalmente. Perché? Ma perché il mondo è instabile e bisogna rivoluzionarsi continuamente. I fascismi, la rivoluzione per far fuori i nemici della nazione. Ma se non trovi continuamente nemici, non ti inventi continuamente dei nemici, casca tutto. Ve l'immaginate il nazismo in pace? No, non può avere pace. Dovrà inventarsi continuamente nemici, dovrà continuamente fare guerre al proprio interno e guerre all'esterno. E per fare tutto ciò dovrà diventare una macchina sempre più macchina, sempre più razionale nella sua perversa irrazionalità. No, per cui la Germania entra nel nazismo zoppicante, esce dal nazismo distrutta, ma solo perché questo ha fatto una guerra e l'ha persa, ma in ogni caso durante l'esperimento c'era la Gleichschaltung, la uniformazione, l'idea era costruiamo una società che funziona come un orologio. Coazioni, coazioni. Il gioco della rivoluzione è il gioco della modernità. Vuoi fermare la rivoluzione? Non devi fare la controrivoluzione, devi fermare la modernità. Questa è la contraddizione interna. La rivoluzione come ripetizione, come accelerazione delle logiche che la rivoluzione si trova davanti, che crede di padroneggiare, che invece la padroneggiano. Guardate, questa idea l'avevano avuta gli intelligentissimi controrivoluzionari cattolici. Appena hanno visto la rivoluzione francese, l'hanno maledetta, hanno detto che andranno tutti all'inferno, che sono degli scellerati, dei delinquenti, che hanno fatto qualche cosa che non può durare perché è intrinsecamente instabile. La rivoluzione ha messo al mondo un meccanismo che sfugge completamente alla volontà dei presunti attori rivoluzionari, che credono di fare la rivoluzione e invece ne sono agiti. La rivoluzione ha delle sue logiche, la rivoluzione morirà perché è diabolica e Dio vince sempre contro il diavolo, secondo i controrivoluzionari, ma intanto, finché c'è, è un meccanismo. Non è un'azione, è una coazione diabolica. Tutta colpa di Lutero. Togliendo l'elemento ideologico, c'è la grande intuizione della rivoluzione come modo d'essere normale, nella sua eccezionalità, modo d'essere normale della modernità. Ultimo punto. Perché oggi non facciamo rivoluzione? Cioè, siamo forse diventati non più moderni? Allora, le coazioni le abbiamo tutte. La coazione a distruggere per costruire l'abbiamo tutte. Diciamo così, il Novecento ha avuto 4 cicli rivoluzionari. Bolscevica, fascista, socialdemocratica e neoliberista. Noi stiamo vivendo la
fine, la crisi della spinta propulsiva della rivoluzione neoliberista. Che cosa ne verrà fuori non si sa. La rivoluzione bolscevica è stata un'azione, benché interna alla coazione moderna, è stata un'azione. Le rivoluzioni fasciste, beh, sono state delle azioni, bene o male, nel senso che c'è stato qualcuno che si è preso la briga di scendere in piazza, fare manifestazioni, ammazzare i nemici politici, prendere il potere malamente, per cui, cioè, con un'idea in testa di cambiare il mondo, per cui rivoluzione fascista. Rivoluzione socialdemocratica, qui è più difficile da capire, però cominciamo col dire Piano Beveridge, Inghilterra 1942, Tom Marshall, e siamo alla seconda metà degli anni 40, Bretton Woods nel 44, l'idea che il capitalismo deve ricostruire il mondo devastato e che per questa ricostruzione sono necessari gli stati. E che dunque non ci deve essere libera circolazione dei capitali, non ci deve essere libera circolazione dei capitali, perché il capitalismo si affida ancora una volta allo Stato, perché vede nello Stato un grosso business, cioè qui c'è da rifare l'Italia rasa al suolo, c'è da rifare la Germania rasa al suolo, ci vuole lo Stato italiano, lo Stato tedesco, con capitali essenzialmente americani e poi anche prodotti in via endogene, ci vuole la razionalità politica dello Stato, naturalmente all'interno di una egemonia mondiale americana, perché quella c'è, vabbè. Però poi c'è la crisi del modello di Bretton Woods. Dire che ci vuole lo Stato insieme al capitalismo vuol dire quello che si chiama il compromesso socialdemocratico. Cioè il capitalismo funziona, deve produrre ricchezza, però c'è un potere politico abbastanza robusto per tentare di indirizzare in una via o in un'altra via l'attività economica, per fornire una garanzia democratica alle società, che il capitalismo non sia un capitalismo selvaggio. In Italia questo non c'erano socialdemocratici, in Italia questo l'hanno fatto i democristiani e i comunisti dal di fuori, e lo Stato che ha detto: bene Agnelli, fai le automobili, io ti faccio le autostrade. E i comunisti hanno detto: Agnelli, cresci gli stipendi agli operai appena un pochino, e noi evitiamo che l'Italia sia un paese rivoluzionario. Ciascun paese l'ha gestita come ha voluto. Sono stati i 30 gloriosi, che insomma non c'è stato male, siamo cresciuti, benessere, un po' di distribuzione della ricchezza, senza esagerare, ma insomma un pochino, servizi sociali, stato sociale, ricostruzione, eccetera. Poi ci siamo giocati tutto per due motivi esogeni sostanzialmente: prima che scoppiassero le contraddizioni endogene che erano già state viste, cioè crisi fiscale dello Stato, ma insomma le contraddizioni esogene hanno fatto prima, inflazione selvaggia generata dalla spesa bellica americana in Vietnam, col dollaro come base dell'economia di tutto il mondo capitalistico, voleva dire che gli americani stampavano dollari alla disperata e ci inondavano di inflazione, e poi l'esplosione dei costi petroliferi per la guerra, come conseguenza della guerra del Kippur. Inflazione, il modello non tiene più, anzi stagflazione, il modello non tiene più. Questo era un modello generato sulla base dell'idea che il male assoluto fosse la disoccupazione, e dunque lo Stato doveva in un qualche modo pensare alla piena occupazione, e questo lo si faceva con la ricostruzione sostanzialmente. Adesso invece abbiamo come male assoluto l'inflazione, e come male assoluto l'inflazione, allora entra in gioco un paradigma economico diverso, che è il paradigma neoliberista. Non ve la sto a far lunga, il paradigma neoliberista è un paradigma neomarginalista con tendenze intrinsecamente deflattive, che si fonda sull'idea che l'ordine sociale
se sei un neoliberista austriaco, l'ordine sociale è per la maggior parte prodotto dalle logiche di mercato, con un intervento minimo dello Stato. Se sei invece un tedesco, allora non sei un neoliberista, sei un ordoliberista, allora l'ordine sociale è prodotto da una decisione fondamentale a favore del capitalismo, perché l'ordine sociale non è spontaneo, a differenza di quello che pensano gli austriaci, l'ordine sociale non è spontaneo, e lo Stato è sempre presente con un'operazione continua di blocco di tutte le prassi, le cattive pratiche, che siano poste in essere dai capitalisti, che siano poste in essere dai sindacati, tutte le cattive pratiche che fermano il motore dell'ordine, che è la concorrenza. Noi siamo ordoliberisti, cioè l'Europa è ordoliberista, l'euro è ordoliberista. Il nome commerciale dell'ordoliberismo è economia sociale di mercato. L'Europa si definisce come economia sociale di mercato molto sviluppata, fortemente sviluppata. No, l'autodefinizione della UE, che vuol dire una certa cosa. E questo ha come obiettivo abbattere l'inflazione e l'idea che l'ordine, che sia poi spontaneo, che sia dovuto a un intervento originario, a una continua manutenzione da parte dello Stato, che l'ordine sia un equilibrio che si fonda sul rapporto domanda-offerta e sulla concorrenza. Cioè l'idea che il sistema di produzione capitalistico non sia intrinsecamente contraddittorio, che la sua razionalità non sia intrinsecamente irrazionale. E questo è il mondo dentro il quale siamo vissuti, un mondo che dà per scontata la continua rivoluzione tecnologica. Perché i parametri fondamentali da rispettare sono sostanzialmente la concorrenza. Per cui, se tu fai la rivoluzione tecnologica, è buon per te. Devi accettare che la faccia anche il tuo concorrente. Per cui, continuo rincorrersi di cicli produttivi, cicli tecnologici. L'ultimo è questa storia dell'automobile elettrica, che è l'ultimo grande tentativo del capitalismo di trovare in sé una spinta propulsiva per fare un salto di qualità nel sistema produttivo. Poi noi sappiamo che viviamo, che questo sistema, questo paradigma economico ha generato le più grandi disuguaglianze sociali, economiche, di reddito della storia moderna. E che ha in sé dei problemi, diciamo, strutturali. Noi lo sappiamo, coloro che detengono il potere lo sanno, ma fanno finta di non saperlo. E sappiamo che è un bel po' di tempo che, ad esempio, nel nostro paese c'è un quarto della popolazione soddisfatta, un quarto mica tanto soddisfatto e metà veramente arrabbiata. Di questa metà veramente arrabbiata, una buona parte non va a votare, ma un'altra parte va a votare tutte le elezioni, cambia il partito verso il quale indirizza il proprio voto, purché sia un partito che a parole sia antisistema. A parole sia antisistema. Ecco, perché non fanno la rivoluzione? Perché in Francia hanno fatto i gilet gialli, ma non hanno fatto la rivoluzione? I gilet gialli hanno fatto una specie di guerra civile, cioè una cosa pesante. Perché non è diventata una rivoluzione? Perché l'Occidente? L'Occidente è un insieme di società attraversate da contraddizioni sempre crescenti, da disuguaglianze sempre crescenti, da fratture ideologiche assolutamente insuperabili. Perché non fanno la rivoluzione?
Perché negli Stati Uniti non c'è una guerra civile aperta? Perché in Francia non è stata fatta una rivoluzione con la presa del potere? Perché da noi ogni elezione facciamo vincere un partito diverso purché antisistema a parole? Che cosa manca? Beh, ci sono due motivi di fondo, poi chiudo. Primo, noi non abbiamo più l'idea della plasticità del reale. Il neoliberismo, che è il trionfo della plasticità del reale, è riuscito a farsi passare come naturale, situazione priva di alternative, secondo quel genio della signora Thatcher. È un genio, cioè capiva tutto, no? Non c'è alternativa. There is no alternative. Non c'è una plasticità. C'è quello che c'è e basta. Insomma, per la prima volta siamo moderni, ma al tempo stesso siamo vincolati all'idea della immodificabilità della nostra condizione socio-politico-economica. Benché produca contraddizioni, non ci importa niente, che le produca. Dice, ma alla fine vincono le forze antisistema. Che vincano, vedrai che quando vanno al governo diventano subito filo sistema. In effetti. No? Per cui abbiamo perduto l'idea della plasticità del reale, della possibilità di mondi alternativi. E poi abbiamo perduto i soggetti politici. Chi lo deve fare questa rivoluzione? Il singolo? Il popolo? Il proletariato? Chi? Che non ci sono più soggetti collettivi, ci sono soltanto soggetti individuali. Davanti a una tastiera di computer dove scrivono parole d'odio contro tutti, ma finché scrivi parole d'odio non fai niente. Sarebbe come se gli operai, i contadini socialisti di fine Ottocento, invece di fare i socialisti, mettersi insieme nelle leghe e poi nel partito, fossero rimasti a casa a bestemmiare. Non portavano a casa niente. Poi, mancanza dell'idea di fondo di plasticità del reale, mancanza del soggetto collettivo. E poi, mancanza dell'ideologia, che è diventata una brutta parola. Vietato, non esiste alcuna ideologia. Ideologia è male. Io vero, tu ideologia. Che naturalmente è il culmine dell'ideologia come modo di ragionare, ovviamente. Ma insomma, finché nessuno lo dice, noi leggiamo su tutti i giornali che i nostri nemici sono portatori di ideologia e noi invece di verità. Però in queste condizioni noi siamo regrediti alla condizione per cui il malcontento c'è e come, non importa a nessuno, si fanno che cosa? Riots, rivolte contadine, che non passano alla storia. Chi di voi conosce la storia delle rivolte contadine in Francia? Nessuno, ovviamente, nemmeno io. Perché? Perché non hanno fatto la storia. Mentre invece siamo tenuti a conoscere la storia della rivoluzione francese perché ha fatto la storia. Ecco perché non facciamo le rivoluzioni, perché la storia ce la troviamo davanti già fatta. Voi direte, ma tutto quello che hai detto prima, cioè che le rivoluzioni sono una coazione, dunque cosa ti importa di fare la rivoluzione se dopo tutto una rivoluzione è una coazione essa stessa? Personalmente non mi importa niente, però diciamo che queste coazioni che si sono susseguite nel corso della storia moderna un po' l'hanno cambiata, la storia moderna. Alcune in meglio, altre in peggio. Però c'era l'idea ideologica finché vuoi, ma insomma un po' corroborante, che l'ordine di questo mondo lo facciamo noi. Anche se è un'idea tutta interna all'idea moderna per cui l'ordine non c'è. Adesso, pensare che proprio l'ordine è già dato e più è disordine, più è dato, ecco, è un po' triste, tutto lì. È per questo che
il mood della nostra epoca oscilla fra l'idiozia generata appositamente attraverso l'elettronica, che è meravigliosa per generare idiozia, e la depressione. E ogni tanto qualche scoppio furente di ira che lascia esattamente il tempo che trova. Oppure la ricerca di un qualche capro espiatorio da prendere a pedate, anche se non c'entra assolutamente niente. No? È la nostra storia, ma guardate, non è l'Italia, è tutto l'Occidente. Però rivoluzione è una parola fuori luogo e fuori tempo, anche se è stata la parola d'ordine dell'età moderna. È una parola che aveva in sé contraddizioni enormi, una parola che oggi non viene più pronunciata. Parola rarissima nel lessico politico. L'adoperano tutti quelli che vendono qualcosa. Questa stufa elettrica è rivoluzionaria, però in politica nessuno adopera la parola rivoluzione. Nessuno. Parola che aveva un significato circoscritto, come tutti i significati delle parole politiche, perché l'assoluto non sta nella politica. Chissà, forse un po' di nostalgia, la sua assenza, forse la può suscitare. In me un pochino la suscita. Non è lontanissimo l'epoca, il 68, in cui ci riempivamo la bocca di rivoluzione. Adesso ci riempiamo la bocca di rassegnazione. Non so se sia meglio o peggio.